E what a tutti ciurma e benvenuti da Giugherini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui per avere il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 60 like, so che ce la possiamo fare, grazie come sempre a tutti per il supporto. Andiamo a leggere uno dei tanti commenti che avete lasciato sotto il primo episodio e prima di andarlo a leggere ci tengo a ringraziare appunto di nuovo veramente tutti quanti voi perché il primo episodio è andato strabene, è stato bello comunque appunto vedere quanto questa serie sia apprezzata da tanti di voi. Quindi grazie di cuore a tutti per il sostegno con i like e per i tanti commenti che avete lasciato. Grazie, grazie, grazie. Il commento è di Teo2000 che scrive: ovviamente ha ricevuto tanti pareri positivi, c'è stato così tanto entusiasmo per fartelo portare qui perché sicuramente è uno dei giochi migliori di sempre. E da un lato, su questa affermazione sono sicuramente d'accordo. E portato da te è anche un qualcosa di più bello. Grazie di cuore, Teo. Grazie mille per interagire con noi e coinvolgerci così tanto nella scelta di videogiochi. E altro. Ti dirò, Teo, se vi coinvolgo è perché comunque, ragazzi, alla fine la community la facciamo noi insieme, è vero, ma la fate voi principalmente e quindi ci tengo a che quello che porto possa piacere, non dico a tutti perché chiaramente, ragazzi, non tutto può piacere a tutti, però possa piacere a una buona parte di voi e vedere appunto quanto entusiasmo ha generato l'incominciare questa serie mi ha dato veramente molta gioia. Quindi grazie a te, e grazie a tutti quelli che hanno commentato. E quindi ragazzi, la volta scorsa ci eravamo salutati qui dopo che Tess ha ammazzato senza farsi troppi problemi Robert, il quale aveva un debito con noi perché ci doveva restituire delle armi, armi che però ha venduto alle luci, ok? E adesso siamo in compagnia del capo delle luci che ci ha detto di farle un favore per riavere indietro quello che ci appartiene, per cui iniziamo a seguirla. È ferita, ci ha detto che dobbiamo portare un carico, tra molte virgolette, in un certo posto. Perfetto, potevi passare anche dove non ci stavano i barattoli, ma fa niente, tu fai strada che io ti seguo proprio a tavoletta. Vadi, non sia timida. Ok. Scusa Tess, ma sei stata tanto cafona fino ad ora che vado prima io. Prima è signore un par de palle, ok? Bene, 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 bene. Continuiamo a salire. E deve essere. Oh shit. Sono i tuoi quelli? Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? E che ne so, perché ci hai trovato lì e non c'avevi un cazzo da fare, probabilmente. Ma perché adesso? Comunque, vabbè. Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città, ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Perché di luci, ragazzi, a quanto appunto abbiamo capito, ce ne sono rimaste veramente poche. Comunque, prendiamo tutto quello che troviamo in giro e cogli dei pezzi con cui potenziare le tue armi. Perfetto. Ci sarà data la possibilità anche di potenziare le armi. Mi ho appena raccolto il coltello, che è un'arma da usare solo in modalità furtiva. Attenzione. Ti consente di uccidere un nemico più velocemente e silenziosamente rispetto ad uno strangolamento. Perfetto. Quindi avvicinati, premi triangolo. E attenzione, possono essere usati un numero limitato di volte. Quindi una volta che hanno... Ecco, sì, c'hanno la loro resistenza in pratica. Comunque io penso, ragazzi, allora, che la prossima volta dovrò fare un esperimento e provare a registrare a 60 fps, perché io il gioco, cioè, lo vedo come se gira così, effettivamente. Però il programma di registrazione la volta scorsa mi ha dato un problemino, quindi non lo so. Tenterò per il prossimo video, vediamo se riesco a registrarlo a 60 fps. Bene. Ce la famo? Che devo fare? Ah, ok. Vabbè, niente. Era a sinistra, non era da spingere. Perfetto, perfetto. L'importante è capirlo, no? Cioè, stiga del resto. Ehi, come va? Di merda. Ah, ok. Stava chiedendo a lei, non fa niente. Io sto benissimo, non vi preoccupate per me. Stop. Soldati. Che palle. La porta sotto il ponte. Sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va.
Già hai capito tutto, bella. Mi hai guardato solo in faccia e già hai capito che lo stealth non è nel mio stile. Ottima, grazie per la fiducia, davvero. Io mi sforzo. Perfetto, quella porta. Io mi sforzo tanto, non capisco perché la gente non apprezza i miei sforzi, porca di quella pupazza. Oh, so che spesso mi ritrovo nella merda perché non... Oddio. Come scendo? Ah, ok, devo andare di qua, perfetto. Fai strada, Tess. Io te seguo, intanto che te vi segui a puzze. A parte gli scherzi, te seguo. Io prendo questo. La giustizia non aspetta, soldato. Chi se ne frega? Che prendi tu? Non ho capito, chi prendi? Devo fare il giro e prendere quell'altro. Oddio, intanto mi ritorna quest'altro. Sono un po' nella merda, ragazzi. Non c'è una bottiglia, chiaramente non c'è una ceppa, no? Prendiamo questa intanto. Entriamo da qua sperando che qui non ci sia nessuno. È perfetto, ok, facciamo il giro da qua e prendiamo quello stronzo. Ce la farò, ce la farò, ce la farò. Mi hai preso, ecco, ok. Fatto. Non usiamo il coltello perché il coltello forse è un po' più utile, ragazzi, con i nemici che troveremo più avanti. Ecco qua. Hai visto? Poi dici che io non sono capace di fare cose stealth. Ah, va bene. Qua c'è una roba. Qua c'è una roba. Bisogna aguzzare un po' la vista, ragazzi, per non perdersi roba utile per craftare e migliorare le cose. Ok. Tu sta fermo qua, ciccio, che mi fa un gran favore. Vieni un po' dietro qua il ercoso qua. Ecco fatto. Oh, mo sì. Mo in santa pace. Crack. Eh sì, bene. Tanto sta a fa tutto io, come sempre. Voi state nascoste lì come topi di fogna. E le rogne me le... Oddio che era. Mai più rivederci. A chi hanno sparato sti bastardi? Toh. No, chi c'è? Cazzo. Sei morto, stronzo. No, è morto questo stronzo. Mo tanto te sono pure a te. Ma come cazzo ti permetti? Toh. Ecco. Oh, ve l'ho detto io che con la mazza va più... è più piacevole. Senti, è bello, pure te. Boom, 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 e boom. Oh, che cazzo. Ma avete provocato e io vi distruggo. Ok, adesso che ho fatto io tutto il lavoro sporco, possiamo andare? O c'è qualcosa di utile? Ho preso Warren. Oh no, chi è Warren? Addio, amico. Marlene, dobbiamo andare. Tutto, tutto molto commovente, però appunto, andiamo. Che cazzo. Muoviamoci. È su, muovi il culo. Non manca molto. Sarebbe pure ora. Oddio, vabbè, non è che stiamo camminando da molto, però mi sono già rotto, va bene? Mi fanno male i piedi, c'ho i calli, mi dolgono i calli. Ci siamo, oh, finalmente, questa è la porta che ci serviva, scusa, fammi passare. Mi hai permesso? C'è nessuno? Brave, fate voi una cosa ogni tanto, ecco. Dove andiamo, Marlene? All'inferno, no. Di qua. Di qua. Di qua forse è meglio. Come stai? Vado di merda, inizio, ma ancora. Chiedeva a lei, non chiedeva a me. Vabbè, gli è già tipo la avanti. Seconda volta che gliel'ha chiesto nel giro di 5 minuti. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Sto cazzo, adesso vedremo. Sì, abbiamo capito. A noi ce ne sbatte la minchia che c'è il coprifuoco, perché noi siamo trasgri, come sempre. Oh, dai, fammi vedere, su. E dai. Gialtami una mano. Ma che cazzo di problema ce ne sta per aprire una fottuta porta? Su. Oh, mamma mia, quanto pesa. Di che è fatta sta porta di cemento? Su, forza. Oh, stai lontano da lei. Oh. Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo.
Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me. Tess se fa rispetto. Così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà, potevo già contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. E qua inizia. È bello rivedere Ellie così piccola, ragazzi. L'ultima volta che l'ho vista è stata in The Last of Us 2 ed era già grandicella. Ciao! Quanto tempo? Dal 2013 che non ci vediamo. Cazzarola. Ne è passato di tempo, Ho sentito la sparatoria, ma... cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu. Io ti seguo e basta. Tanto le rogne sono abituata a grattarmele da solo. Oh, cazzo. Se ci vedono è un grosso, grosso guaio. Anche se siamo trasgri, comunque è meglio non farsi scoprire. Immagino per passare di qua, chiaramente. Però. Muoviti. Sì, davvero. Cioè, che cosa c'è del... Attenzione, assumere o aiutare i criminali ricercati è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Sta giù, è lì. No. Frega cazzi per lei, a lei non frega un cazzo. Lei rimane in piedi, tanto se ci vedono ci sparano. Poco importa, insomma. Vabbè, andiamo. Però date una mossa, Lassù. All'inferno. Sì, arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Chiaramente useremo questo mega cassonetto che pesa... Oddio, vabbè, c'ha le ruote, non è troppo, fin troppo pesante. Non è di qua che devo salire perché c'è il filo spinato, chiaramente, ma di là. Ok, dove sono le scale? Forse sarebbe meglio. Sì, direi di sì. Esatto. Vai, spingi, Joe, che te fai i glutei sodi. Diventano una pietra, te lo garantisco. Andiamo. Forza, ragazzi. Forza, giovane. Cazzarola, c'ho il doppio dei 2 anni secondo... Ah, forse, chissà, ci avrei il doppio dei 2 anni. Forse no, il doppio, di più. Che cazzo sto a dire? C'ho... Non lo so, il triplo dei 2 anni e io vado un fulmine. Te sei ancora lì sotto. Muovi quelle chiappette rinsecchite, forza. Sono anche sì. Cazzi miei. Ah, ok, gliel'ho detto. A volte. Anche. Hai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. C'è sempre. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Meglio così. Meno coinvolto sei e meglio è. Questa avrebbe dovuto restare la politica della situazione. Eccoci qui. Prego. Questa è la mia bettola. Cioè, Joel, sei solo un... proprio un pelino zuzzo, Che stai facendo? M'ammazzo il tempo.
Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Trovo un modo per intrattenerti da sola. Ad esempio. Fissa il muro. Conta le crepe. L'orologio è rotto. Grazie al cazzo. Sappiamo che valore ha quell'orologio, ragazzi. Mannaggia. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. A chi piacciono? Credo a nessuno. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Ah, già? Così. A cucì. The bot! Andiamo, ok. Quindi c'è tanta roba, ci fa gola, ci serve. Quindi... Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Alla fine di tutto. Speriamo. Attimo. Tesla forzuta. Ah, scusa, dovete passare prima voi. Andiamo. Scusane, passate, prego, prego. Andiamo, va che è meglio. Prima partiamo, meglio è. Ok. Whoop, date. Hop. E hop. E ancora una volta e poppera! Sì! Si vola, signore! Reggetevi forte le cinture di sicurezza! Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Andiamo, va. E questo era il punto. Entro poche ore. Un attimo, c'è una pattuglia là davanti. Come al solito. Mai la vita facile. Bene, a posto, dai su. Dai, sotto la pioggia. Attenta ai piedi. Yes. Questa pioggia non va bene. Eh già. Porca puttana. Sono fuori finalmente. Mi deve sembrare un sogno. Sei stata rinchiusa così tanto tempo. Raga, la stessa sensazione forse che abbiamo provato noi durante la quarantena. Dopo 3 mesi che siamo stati rinchiusi a casa. Io per esempio non sono mai uscita, ragazzi, manco per andare a fare la spesa. Sembrava strano andare fuori quando abbiamo potuto farlo di nuovo. Bene, passiamo di qua. Attenti che si simula, ragazzi. Benissimo. Oddio, la pattuglia è lì? C'è un tizio? Ah no, mi sembrava una persona. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Non avevo le traveggole. Scansionali, siamo alla base. Bene. Che palle, ragazzi, fateci andare, per favore. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Vagabondi? Ecco, chi ginocchio. Possiamo pagarti bene. Sta zitta. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. No! Oh, cazzo!
Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Oh, merda. Guarda. Madonna, Ellie, che fai? Positivo. Dici che Marlene ci ha fregati? Che cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Via. Vai! Vai, sbrigati! E questo, ragazzi, già... Due soldati morti. Dietro di me. È un colpo di scena, chiaramente. Perché ero andato di fatto che chiunque... D'accordo, al mio segnale... ...fosse corre. Infetto... Al segnale... Corre. Capito. Ora. Ok. Corre. Quindi era insomma cosa comune che chiunque fosse infetto si trasformasse nel giro di 2 giorni, ok? Quindi se lei dice è di 3 settimane, tu dici what the fuck? Ma di che me stai a parlare? Me stai a piglia per il culo, cioè non è possibile, no? E quindi già lì dici com'è possibile che questa è stata morta 3 settimane fa? Sei pronta? Sì. E... ed è ancora normale. Eh sì, mi ha ammazzato 2 dei loro per colpa di Ellie, sì, che non si è fatta i cazzi sua. Oh. Devono essere passati, controllate il canale. Sì, sì, sì. Allora. Oh, facciamo attenzione. Oddio, è qua sopra. Rimanete giù. Madonna santa, quasi mi faccio beccare. Segui Joel, Ok, cerchiamo di stare lontani dalla luce. Resisti Shrek, se vedi una luce in fondo al tunnel, cioè se vedi com'era un tunnel, sta lontano dalla luce. Mi stiamo lontani dalla luce. Non ci facciamo beccare come polli. Oh, ecco, ecco, l'avevo appena detto, sì, l'avevo appena detto. Non ci facciamo beccare. Oddio. Geniale come al solito. Prendiamo la roba, sì, intanto che ci sparano. Prendiamo tranquillamente la roba che ci serve. Vediamo un attimo. Ok. Comunque tutta sta gente. Li sento là davanti. Oh oh. Quanti sono? Oh cazzo. Ecco. Ormai mi hanno visto, raga. Ci sta poco da fa. Questi sono pure corazzati. Boom. Però crolla, pezzo di me. Mamma mia, oh. Ah, bello. Io vado, Tu stai pure lì a controllare la situa. Che io vado di sopra. E poi da qua. Andiamo, ragazze. Seguite Papa Joel, che sa quello che fa. Anche se non sa quello che fa. Ma lui lo sa. Lo sa, ma non lo sa. Dai, Ellie. Reggete. Reggete, ragazze. Ok. Fai strada, testa. Giù. Che palle. Oh shit, man. Sono da te. Sì. Come facciamo a superarli? Se sono ancora accorti di noi, facciamo il giro. Se tu, Ellie, ti fossi fatta grandemente i cazzi tuoi, togliti. Se ti fossi fatta grandemente i cazzi tuoi, adesso prova a distrarli. Non saremmo nella merda, insomma. Ecco, andate da là, ragazzi, grazie. Per favore, cerchiamo di ammazzarli il più stealth possibile, ragazzi. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Vieni qua, che sta arrivando il tuo amico, sta arrivando. Oh cazzo, sta arrivando il tuo amico. Fermi. Sta bon. Oh! Ecco, niente da fare, cavolo. Oddio, ma questi sono pure corazzati, cazzo. Non c'è sta niente da fare, me devo far beccare sempre. La puta madre. Sono nella merda, ragazzi, perché mi sparano pure dall'assopra.
Boom. Ok, te vai giù. Ah, fermo. State fermo. Ok, andiamo di qua. Fermi. Scendiamo di qua e proseguiamo di qua. Via. Oh cazzo, è di qua che devo andare. Penso di sì. Oh! Via, 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 ragazze, correte. Correte come se non ci fosse un domani. Raga, buco nel culo, eh. Oh, perfetto. Siamo riusciti a scamparla. Almeno. Ragazze, ci siete? Ah, ok. Stavo iniziando a preoccuparmi. Sì, sembra giusto. Che cosa? Stai vicino. Ah, cioè, del posto dove stiamo andando? No, non piove più. Vabbè, tanto già ci siamo inzuppati. Da fare schifo. Potremmo passare di qui. Sì, da questo buco. Qui c'è un buco. Che merda, cazzo. Merda, altri soldati. Raga. Interrompete l'inseguimento e tornate a settore 11. Esatto, andate via. Andatevene a fanculo, grazie. Avete già rotto abbastanza i maroni. Ok, ci serve ombra, ma io accendo comunque la luce perché non si vede un cazzo. Quindi, prima di andare lì in quell'altro grosso buco, ok, guardiamo qua intorno se c'è qualcosa di utile. Ce l'abbiamo fatta. Ecco. No, ci sono ancora. Ecco qua, tutte queste microparticelle. Bene, bene, bene. Niente di utile. È quello che sto già facendo. Ma gli ordini boss un par de pale. Non mi deve dire lei come campare, eh. Cioè, ho vissuto 20 anni senza che lei mi dicesse cosa fare. Mo me viene, fa a spissa. Controlla se c'è roba. Boh. Cioè, e poi questa pensa ad aver a che fa col novellino. Andiamo attraverso il condotto. Sì, sì. Siamo di qui. In mezzo alla merda schifosa. Ok. Ammazza. Wow, wow, aspettatevi. Fateli passare, tanto qua sotto di regola non ci vedono. Dai. Ok. Passiamo da qui. E di nuovo vediamo di non farci scoprire per quanto possibile. Se ne sono andati. Ellie. Me ne sono andati. Boh, hai imparato. Fateli cazzi tua. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui. Andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Sta frase colpisce sempre, ragazzi. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori. Cioè, stiamo... Da questa parte. Passando dal centro arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. È bellissima sta cosa. Cioè, nel senso... Ci ricordiamo cosa c'è là fuori. Ci stiamo mettendo in pericolo, andando incontro a quello che c'è là fuori, per una cosa che non sappiamo manco se è vera. Chiaramente, quindi raga, cioè già lì la scelta è complicata, perché lui chiaramente è scettico, come probabilmente molta gente è sempre stata scettica riguardo un'eventuale cura, no? Come sono questi edifici da vicino? Wow. Sono fottutamente alti. Eh sì, si chiamano grattacieli per un motivo. Hanno bombardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena nella speranza di uccidere più infetti possibile. Porca miseria, ecco perché. Che cavolo era? Tess, sentito? Sì. Sembrava abbastanza lontano. Merda. Siamo salvi? No. Per ora? No. Dai. Cioè, stando fuori non penso ci si possa mai definire totalmente salvi. Cavolo, che famo? È un bel salto. Eh sì. No, un bel salto, un par de palle, moriamo. No, palazzo del governo. Sì. Superiamo okay. Questo punto. Quindi la cupola gialla e il palazzo del governo. Che questo è il centro?
Era. Ora è desolazione. Ok, andiamo di qua. E quindi i palazzi chiaramente sono, ragazzi, cioè tipo crollati perché hanno bombardato le zone infette per cercare di ammazzare più infetti possibile, praticamente. Quando si arriva all'estremo, poi è difficile che ci sia, raga, un modo per tornare indietro, quindi... Ehi, Tess! Arrivo! Sì. Ce l'ho. Già lo sapevo come attivare la torcia. Però me l'hanno dovuto ricordare. Qua che continuo a dire che questi continuano a pensare che io sono novellino. Però non so se si prosegue di qua o di qua. Oddio. Oh, shit. È stato fatto a pezzi. Sì. Già. È morto da poco. Ed è un... Sì, potrebbe. Andiamo via. Sì, non potrebbe, sì lo è, perché se è morto da poco è stato fatto a pezzi da una delle cose, evidentemente quella cosa è ancora qua nei dintorni, quindi non male sì, povera Ellie non si rende conto chiaramente di che significa il mondo di fuori. Oh, ecco, me li stavo per perdere, per una volta che ci ho avuto un piccolo colpo d'occhio. Ah, incredibile, ragazzi. Siamo una... Oh, shit. Cazzo, un clicker. Se è così dopo anni di infezione. Quindi sono... C'è chi? Indovinat. Vedono tramite i suoni. Indovinat. Come i pipistrelli. Appena senti dei clicker. Come i pistrelli. Esatto. Che schifo. Ok, fa schifo, fa schifo. Il fungo è abbastanza disgustoso, ma diamo una bella botta perché evidentemente dentro sta stanza c'è roba utile. A parte i ratti. Vediamo un po', va. Oh. Merda. Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. Integratore migliora le tue abilità di sopravvivenza. Occhio alla testa. Quindi pure gli integratori sono utili. Già lo so come ci si accovaccia. Ci si rialza. Oh cazzo, raga, qua sta per crollare tutto. Sta per crollare tutto. Oh yes. Non è una buona cosa. Quindi io direi di darci una mossa, Non ho intenzione di restare qui troppo tempo. È chiusa? Dammi una mano con questa. Cazzo. Dai, su. Forza adesso. E uno. E due. E tre. Oh yes. Che schifo. Grazie. Stai bene? Non è niente. Cerchiamo provviste. Ok, premi questo. Ok, così per craftare, chiaramente. Oh, è stata tosta. Ma che cosa? Cosa? Zitta, Ellie. Oh, creiamo un coltello, così ce ne abbiamo un paio. E wow, se l'è vista proprio brutta Joel, raga. Chiaramente come gli zombie, no? Se uno di quei cosi ti morde, sei letteralmente fottuto. E a meno che tu non sia Ellie e non lo sai, però. Tieni, rimettiti in sesto. Oh, grazie. Che tenera, mi ha dato anche il coso, il medikit. Grazie. Perché tu in fondo a me ci tieni, da te fai tanta dura spissa, però Joel in fondo gli piace. Ah, possiamo usare il coltello per aprire la porta. Direi di usarlo, ragazzi, visto che ne ho giusto craftato uno. Va bene. Evidentemente c'è qualcosa di utile, almeno mi auguro. Ok, cose, colpi. Oh, ammazza. Intanto che qua continua a crollare il mondo, noi ci facciamo i nostri bei girettini. Bottiglia ed altro, signori. Benissimo. Continuiamo. Posso craftarne un altro? Sì. Comunque sì, posso. All'occorrenza posso crearne un altro. Forse andiamoci in fretta. Oh shit, raga. Non c'è niente di positivo in tutto sto macello. Oddio. Ah, non è un bello spettacolo, ma io ve tiro su. Io non guardo e ve tiro su. Ok. Ah, non fai maciste stavolta, non mi tiri su. Via libera. Ah, ok. Dai, sì. Ok, forza, sei su. Dai, forza, vai. Dai. Oh. Poteva spingerla pure Joel, visto.
dal basso magari era, non so quanto, sì, forse era un po' più semplice. Tessa, adesso sì, ma ci sta. Mamma mia, questa donna ha dalle mille risorse. Appunto, proprio perché sono un omone, come cazzo fai a tirarmi su? Non lo so, vabbè. Oh. Clicker. Via, via, via. Quanto sono belli. Piano. Piano, Tess. Ok, dobbiamo usare delle cose, ragazzi, per toglierceli dai piedi. Non so se devo salire lì o andare in quella porta lì. Vai, vai. Usciremo. Vai, merda. Esatto, esatto. Andiamo, va. Di qui. Ok. Oh, un medikit. Ottimo. Però sempre comodo. Forza, ragazzi, andiamo, va. Opla. Scavalchiamo i recinti come in olio cuore. Cazzo di casino. Dai. Dentro. Mamma mia, su. Andiamo. Io faccio strada. Ok, di qua. Forza, Ellie. Via libera. Andiamo? Vado? Andiamo? Andiamo? Vado? Vai, forza, Tess. È assurdo. Non guardare in basso. Oddio! Se soffriamo di vertigini, ragazzi, è meglio chiudere gli occhi. Noi non moriremo senza esserceli accorti. Oh, shit. Oh, shit. Vai, Joel. Forza. Ma piano. Vai, Ellie, forza. Ok. No, non guardare giù, non guardare giù. Continua a muoverti e non guardare giù. Non guardare giù, non guardare giù. Continua a muoverti e non guardare giù. Che fai, Joel? Ok, andiamo, va. Oh. Benissimo. Che tutte le strade sono bloccate. Che cavolo. Oddio. Preferivo non vederlo, il morto. Prendi questi. Ah, tieni pruto. Ah, un'altra pistola. Ne ho preso una bella rivoltella, ragazzi. Per trasportare più armi rispetto al numero di fondine di cui disponi. Le armi aggiuntive sono custodite nell'inventario, dove potrai scambiarle con quelle equipaggiate. Quindi tieni premuto per richiamare l'inventario. Bla 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 bla. Quindi questo per selezionare uno slot arma. E poi tieni premuto appunto per passare da un'arma all'altra. Perfetto, spero di ricordarmi, perché tieni premuto per scambiare. Ah, lo devo fare per forza, perché sennò non mi fate procedere. Ecco fatto, va bene. Oh, ho equipaggiata la rivoltella. Siamo tutti più belli e felici? A quanto pare sì. Vado, vado io, sì, non vi preoccupate. Tanti cazzi da cacà sono sempre miei. Una bella sbarra di ferro. Oh shit. Ciao, fratello. So che non stai bene. Questo lo posso strangolare, perché i clicker non è possibile strangolarli, se non sbaglio. Quindi ci toccherà per forza usare il coltello per ucciderli furtivamente. Quindi questo è un altro degli svantaggi. Oddio, questi ci vedono. Un altro degli svantaggi dei clicker, purtroppo. Quindi, bello di casa. Girate della... Ah, ma questo è un clicker. Ah, questo ci vede. Ok, è un guaio. È un guaio. Aia! Esatto, i runner hanno ancora la vista, quindi quel maledetto bastardo mi ha visto, tale quale. Bisogna a volte prenderci un attimo la mano, quindi vieni di qua per favore. Ok, attiriamolo qua, magari... Cazzo. Vabbè, madonna, raga. Ma Tess dove cazzo è? Tess, l'anima di rivoltacci tua! Guarda, ma dove è uscito questo? Vabbè. Poi tra l'altro con la mira di merda che mi ritrovo. Niente, raga. Situazione di merda. Cioè una grandissima situazione di merda. Tutta. Oh cazzo. Il clipper a pugni non possiamo prenderlo. Cazzo. Ce la farò entro oggi, ragazzi, ve lo assicuro.
No, 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 no. E dai, però, cioè, oh. Mori, cioè, bastardo. Oh, porca di quella. Oh. Minchia, ma può essere tanto complicato, dico io. No, 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 che rottura di palle. E dai. Raga, vi giuro che sono senza parole. Sono veramente senza parole. Cioè, raga, non è possibile tutto questo. Veramente non è possibile. E porca di quella... Ma quanti sono? Raga, quanti sono? Bene, scendi. Ce l'ho fatta nel modo più assurdo possibile. Sono stupita, Joel. Eh sì, certo, ci ho rimesso la pelle. Andiamo, 5 volte. Ridatemi i colpi che ho usato per spararvi. Va, pezzi di merda. Ma tu guarda un po', qua. Uno deve va. Er macello. Oh. Ok, ma da dove andiamo? Ah, ok, da qui. Perfetto. E dobbiamo spingere qua. O noi tirare qua, perlomeno. Ok. Ammazza, oh, ma che sono fatti sti cosi. Ecco fatto, a posto. A posto. Mol, già. Ok, testa. Ancora? Ok, aspetta. Vabbè. Ah, sto a regge. E certo, e io che faccio? Ah, lo regge? Perfetto, perfetto. Va bene. A posto. Grazie, ragazze. Vi sono estremamente grato. Andiamo, va. Prendiamo ste cose. Oh, quanta roba. Va tutto bene. Benissimo, guarda, benissimo, ripeto. Può essere crepato 5 volte? Va tutto a meraviglia, mio santissimo. Non so manco se sono 5 volte. Che? Che si scende. Ok. Da andiamo. Dove? Ah, da qua, ok. Passiamo da qui. Attenti dietro. Santa pazienza, raga, quanta pazienza. Mamma mia. Quando saremo tornati, potremo prendercela un po' più con Commodore. In che senso? Vuoi prendertela con Commodore? Sei tu quello che fa sempre le cose con calma. E tu non mi hai mai dato retta. Ci dobbiamo immergere? Ah, è da qua forse. Ok. Bene. Dobbiamo andare di qua. Bello schifo. E poi salire di qua. Suppongo. Ora dove sono arrivata? No, se no non mi seguirebbero, credo. Ok. Andiamo avanti, va. So cosa ci aspetterà più avanti, ma... Di qui. Che miseria. Se la situazione è sempre così complicata. Tess, sto qui sotto. Proprio in mezzo alla cacca. Benissimo. Allora, ragazzi, io direi... che ho appena trovato una bella molotov. Per uscire più nemici contemporaneamente. Un nemico in fiamme può appiccare il fuoco anche agli altri. Colpisci i nemici dietro un riparo lanciando una molotov parabola bla bla bla. Quindi la molotov comunque può essere appunto molto utile. Chiaramente non la userò adesso a caso, ma direi che possiamo fermarci qui. Come avete capito, la situazione è un po' più complicata di quello che si credeva, nel senso che è Ellie che dobbiamo scortare in un posto e abbiamo capito il motivo, perché evidentemente lei è la chiave per appunto riuscire a trovare una cura, vero Rabin? Esatto, vedete, lo pensa anche la piccola Rabin. Riprenderemo da qui la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao! Di ciao!